A tutti voi amici e spettatori di TV Padre Pio, agli amici dei gruppi di preghiera, agli amici che seguono con regolarità la nostra bella TV, a tutti coloro che in questo momento sono sintonizzati, magari anche per caso, è dovere dire buona Pasqua. Non è un semplice augurio, non si tratta di parole, conformi del momento, ma dire buona Pasqua significa entrare in una realtà, significa entrare in una esperienza particolare che è esperienza di vita, è l'esperienza dell'incontro con il Signore risorto. L'augurio che ci scambiavano i primi cristiani e che dobbiamo continuare a scambiarci noi era Christos Anesti, il Signore Cristo è risuscitato e noi l'abbiamo incontrato. È quell'augurio che Maria Maddalena, la prima arrivata al sepolcro di buon mattino, la domenica di Pasqua, l'apostola degli apostoli, ha portato poi ai dodici dicendo: l'ho incontrato, è lui. Ecco, è nostro impegno, è nostro dovere come credenti ripetere continuamente questa certezza e questa esperienza. Il Signore è risorto, è veramente risorto e io e noi lo abbiamo incontrato. Ecco, questi nostri amici, penso soprattutto a chi si raduna per la celebrazione dell'Eucaristia, a chi si raduna per pregare insieme, come gli amici, i fratelli e le sorelle dei gruppi di Padre Pio, a chi sente nel cuore una devozione particolare, significa che il Signore ha incominciato a toccarlo, significa che il Signore è vicino al cuore, alla mente, ai sentimenti e al pensiero, è lì. E allora l'invito è quello di continuare a cercarlo, di seguire, ecco, questo sentimento, questo pensiero, questo cuore che si apre e l'alba, l'aurora della Pasqua diventa adagio adagio, ma certamente giorno pieno. È il secondo anno di fila che viviamo la Pasqua in clima di pandemia, di sofferenza. Ecco, e la domanda è: ma quando finirà? Facciamoci un'altra domanda. Stiamo incontrando il Signore, lo vediamo presente anche in questa situazione? Certo, Lui non ha abbandonato il mondo, non ha abbandonato la creazione, non ha abbandonato nessuno. E siamo piuttosto noi capaci di volgergli le spalle e di abbandonare Lui. Ma anche quando facciamo questo, ci dobbiamo ricordare che per lui rimaniamo comunque sempre suoi amici. È la parola che ha detto anche a Giuda nel momento del tradimento, nel momento in cui lo consegnava nella notte del Giovedì Santo ai suoi carcerieri: amico, con un bacio tradisci il figlio dell'uomo, ma amico. Ecco, rimaniamo amici del Signore. Ecco, che gli auguri di Pasqua ci portino a questo, a sentire continuamente l'amicizia di Gesù, a sentire la sua vicinanza, a fare breccia in quelle luci che il nostro cuore, giorno per giorno, adagio adagio, sente. E anche così allora riusciremo a combattere questa situazione di pandemia, a superare le paure, a uscire dai blocchi che attanagliano la nostra esistenza e lo sapremo vedere e servire soprattutto nelle persone che hanno più bisogno, in chi vive con sofferenza, con dolore e magari addirittura si avvicina alla morte, l'esperienza della malattia che questo coronavirus ha portato. Il Signore è risorto, è veramente risorto. Seguiamone i segni, i germogli di luce che sono presenti anche in questo momento. Ecco, credo che Padre Pio, di questo ci chiami ad essere testimoni, a non aver paura, a seguire la luce che c'è, ecco, a portare in qualche modo la croce e a sentire che nella misura in cui la portiamo si alleggerisce, perché da oppressione diventa il punto da cui parte la risurrezione, diventa il trampolino di lancio verso la vita e la vita vera. Sarà così anche in questo nostro tempo, sarà così anche in questa Pasqua 2021.
a tutti, quindi ad ognuno, gli auguri di Pasqua perché Cristo è risorto ed è veramente risorto ed è qui in mezzo a noi, in questo mondo, nella nostra società, in questo preciso momento. Ciao.